Questa mattina c'è questo sit-in degli operatori sociosanitari della nostra regione. Voi parlate di abbandono da parte della regione, della sanità abruzzese, perché? Perché praticamente siamo sempre i lavoratori di serie B, in quanto non siamo assunti direttamente dalla ASL, ma siamo assunti dalle cooperative. Per cui ci sentiamo e siamo operatori di seconda categoria e questo non è giusto. Non siamo mai mancati sul posto di lavoro, il servizio non è mai venuto meno, ma dopo più di 10 anni vantiamo il diritto di chiedere la stabilizzazione, siamo stanchi, anche perché gli stipendi non sono adeguati e siamo veramente al di sotto della povertà. Avete lavorato tanto in questo periodo di emergenza sanitaria e forse non avete visto, riconosciuto il vostro lavoro. Chiedo scusa, il Covid ci ha provato perché ci siamo ritrovati di colpo in una situazione inverosimile, senza dispositivi di sicurezza, non sapevamo dove mettere le mani, chi eravamo, non ci si capiva più niente, abbiamo visto vedere gente da tutte le parti morire e ci siamo trovati veramente in un momento molto triste. E adesso diciamo che è un po' più tranquillo, abbiamo pensato comunque di rivendicare questa cosa, di portarla alla luce, perché non è giusto che noi siamo trattati in questo modo. Ci sarà un concorso pubblico, ma noi vogliamo che ci riconoscano, diciamo, le liste di priorità. Perché è giusto così, cioè un atto dovuto, presumo, no? A parte, cioè, angeli eroi, ma qua di angeli eroi veramente ce l'hanno sotto le scarpe, non è giusto, assolutamente. E la regione c'ha un colore, però questo colore a noi non ci interessa, quindi è giusto che si rivedano tutte le cose che hanno fino adesso gestito e male, sinceramente. Abbiamo avuto già altri incontri con la dottoressa Verì, è stata sempre molto disponibile, però adesso chiediamo quello che è giusto ed è stato rimandato per troppo tempo. Sono 12 anni io che lavoro per questa ASL, io come tantissime altre, siamo più di 200, 300 circa.